amici di Basket Time, settima puntata della nostra trasmissione post sconfitta di Milano, una sconfitta che però se mai ce n'è stata una, è una di quelle sconfitte che non lascia quell'amaro in bocca che può lasciare una sconfitta tipo quella di Venezia, ma è stata una partita assolutamente ben affrontata tecnicamente e come approccio da parte della Unotels, che è uscita battuta sì di 10 punti, 84-74, ma forse meritava anche qualcosa di meno, se casomai il parziale risicato potesse essere una medaglia al merito rispetto alla partita giocata, tanto che i 10 punti sono anche il massimo vantaggio raggiunto dalla formazione che conduce il campionato in battuta. Una Unotels che ha giocato una partita davvero tosta, nel primo tempo ha praticamente sempre condotto fino a 4 minuti dalla fine del primo tempo, poi è comunque riuscita sempre a tornare sotto. Parleremo ovviamente di questo, parleremo della partita di domani sera, perché Reggio domani sera si gioca l'eventuale primo posto in Europe Cup, nel girone di Europe Cup, con la gara di Saragozza, diretta alle ore 20 su Tele Tricolore. Parleremo ovviamente degli assenti, perché come avete letto si è aggiunto un altro assente alla lista, che comprendeva per ora solo Baldi Rossi, e poi daremo anche spazio oggi a una parte un po' più tecnica della nostra trasmissione, perché ci sono degli aspetti che vogliamo evidenziare in questa prima parte di stagione. Ormai il girone di FIBA Europe Cup si è concluso, il campionato sta entrando nel vivo dopo 8 partite, cominciamo ad avere già una base su cui poter ragionare abbastanza valida. Allora abbiamo voluto dare un'occhiata a come Reggio sta giocando, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, perché è quello che ci è sembrato dare pagare i maggiori dividendi per questo buon inizio della formazione biancorossa. 334-720-9001, SMS e WhatsApp, alla cui postazione torna Filippo Bartoli. Ciao Fillo, ben ritrovato. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Con me anche Pietro Chierici, ciao Pietro. Ciao a tutti, buonasera. E Checco Pioppi, ciao Checco anche te. Ciao a tutti, buonasera. Checco, parto da te. Eravamo a Milano, abbiamo visto una partita davvero ben giocata, divertente, il rammarico per la sconfitta, però non era neanche scontato trovarci qui il martedì e dire, stasera non mi entrano le parole, ce la siamo giocata e c'è quasi rammarico per la sfida con Milano. Sì, concordo, ma i ragazzi hanno giocato una partita molto, molto solida, vincendo il primo quarto, cosa mai successa, Milano non aveva mai perso il primo quarto in questo campionato, quindi sono riusciti a sovvertire un trend comunque importante, che vedeva sempre Milano insomma vincere la prima frazione. E sì, si torna con un po' di rammarico perché tutto sommato ovviamente non è stata la Milano che ha umiliato il Fenerbahce 48 ore prima sul parquet di casa propria, lasciandogli fare appena 3 punti nel primo quarto. È sembrata una Milano che almeno inizialmente era un pochino addormentata, diciamo così, e tant'è che comunque Reggio è riuscita a prendere un minimo di margine, che poi secondo me ha consentito tutto sommato di tenere la partita sui binari dell'equilibrio. C'è rammarico perché secondo me negli ultimi 5 minuti forse si poteva arrivare alla classica situazione, siamo diciamo così a un tiro dalla vittoria, a un tiro dalla supplementare. In realtà quel tiro che poteva dare il meno 4 a 45 secondi dalla fine è stato stoppato, il tiro di Candy è stato stoppato da Shields, e lì sono insomma comparsi i titoli di coda. E poi parleremo insomma anche della gestione, forse negli ultimi 5 minuti, poi come ho anche scritto siamo tutti coach bravissimi del giorno dopo, come siamo commissari tecnici della nazionale, e negli ultimi 5 minuti insomma qualcosa forse poteva essere gestito in maniera diversa. Esempio, io non ho ancora capito cosa ci facesse Strautis in campo gli ultimi 5-6 minuti, però insomma giocavamo contro una squadra che attualmente è 18-1 fra campionato e Eurolega, quindi insomma è a livelli stratosferici. E Pietro, una squadra che comunque ha veramente tirato fino a un minuto dalla fine per il meno 3 a ritornare in partita dopo l'ennesima spallata di Milano, che diciamo la verità è avvenuta grazie a un fenomeno, a un campione assoluto che non scopriamo sicuramente noi, che è Sergio Rodriguez, che ha piazzato 8 punti, di cui con 2 triple, tutte tra i canestri, in situazioni dove sicuramente non possiamo definire un buon attacco di Milano. 2 canestri trovati da 3 punti, un floater meraviglioso, che un grande campione come lui fa rende semplice, ma in realtà è stato molto complicato. Io l'ho chiesto anche a Kaya nel post partita, quegli 8 punti assomigliano tanto al momento decisivo della gara.
Guarda, mi hai letto nel pensiero perché di fatto anch'io sono rimasto veramente impressionato, assolutamente non sorpreso, di quello che ha fatto Sergio Rodriguez. Ti ricordi che la scorsa settimana avevamo detto, ma voglio dire, per fare l'impresa a Milano, non è che Milano deve regalarci la partita, dobbiamo fare noi una grande partita. È successo questo e avevo fatto il parallelismo. Avevo fatto il parallelismo con quello che era successo al Paladozza con la Fortitudo, che di fatto aveva giocato fino alla fine, poi dopo a un certo punto Rodriguez l'aveva vinta praticamente da solo. Purtroppo non dico che sia successa una cosa del genere, ma è successa una cosa molto simile. Io ho un rammarico che è quello della prima parte del terzo quarto, dove nei primi 5 minuti veramente abbiamo giocato una pallacanestro piuttosto spenta e Milano non stava andando avanti nel punteggio. Noi abbiamo fatto solo 5 punti nei restanti 5 minuti della fine del terzo quarto, ne abbiamo fatti 13. Secondo me anche lì c'è un po' della nostra sconfitta. Poi, ragazzi, cioè qua con questa squadra, con questo livello fisico soprattutto, avete visto che fisicità ha messo in alcuni frangenti, davvero devi essere ancor più che perfetto. Rodriguez, Grant, Datome, Melli, Hines, Filippo. Questo è il quintetto con cui si è iniziato e il quintetto che Messina ha rispedito in campo anche quando Reggio è ritornata su 66-67 e sembrava davvero potersi giocare lo sprint finale. Insomma, il rispetto che Messina ha mostrato, non solo a parole nel post partita, ma anche in quei momenti durante la partita, a una squadra che è stata molto ostica da affrontare. Ed è anche un po' il merito di Reggio, cioè nel senso è certificato della buona partita di Reggio il fatto che Messina abbia dovuto schierare un quintetto di questo tipo. Poi è chiaro che, voglio dire, non è che i giocatori in panchina siano molto più scarsi, però questo fa capire come appunto Reggio è riuscita a mettere in difficoltà Milano e perdere, perché la differenza l'ha fatta Rodriguez. Voglio dire, è una medaglia che noi ci mettiamo, nonostante la sconfitta, al collo, perché voglio dire, guardate questo tiro, ad esempio, è un tiro di un campione che ha fatto una partita da campione, Quanto ci ha spesso messo a rilasciare quella palla lì? poco, Cioè, è inestimabile decisamente questo. troppo E questo poco. è sottomano, chiamatelo, non è anche un floater, è un sottomano volante, una cameriera volante. Ragazzi, quello lì Sì, minuti prova. di onnipotenza di un Sì, giocatore sì. che quando è in partita e quando soprattutto ha voglia, perché a volte non c'è neanche bisogno che soprattutto in campionato che accenda le marce alte, vuol dire che insomma ha già fatto una grande partita. Questo è un bel risultato. Poi i 2 punti non li portiamo a casa, però io sono molto soddisfatto perché la squadra ha fatto una bella partita, approcciata molto bene, come detto, una partita di grande livello di attenzione, senza cali, contro Milano che ovviamente insomma, si può permettere anche di giostrare un po' e giocare a gatto col topo, però una bella notizia che conferma la buona parte di questa stagione, o almeno gli aspetti positivi di questa prima parte di stagione sono stati visti anche domenica in un campo tremendamente complicato, quindi tutto sommato bene così. E ecco, si è arrivati lì grazie a delle prestazioni su tutte, quella di un giocatore che io l'ho chiamato statement come tipo di partita, cioè Michael Hopkins, perché certi tipi di prestazioni in certi tipi di partite contano come prestazioni uguali in 10 partite, cioè farla a Milano, quel tipo di partite, quel tipo di numeri, vale probabilmente come averla fatta in 5 partite precedenti della stagione, con tutto rispetto per gli altri avversari. È stata una partita veramente di altissimo livello di questo giocatore. È stato fantastico, è stato fantastico riuscendo a sfruttare quella che è la sua forza, ovvero la sua tutto sommato atipicità, nel senso che lo abbiamo sempre detto, è a metà fra il 5 e il 4, però quando si trova poi a giocare nelle situazioni riesce tante volte a sfruttare sia le caratteristiche del 4, magari più in attacco, abbiamo visto che più di una volta comunque ha tirato e bene anche da 3, abbiamo quelle statistiche, quindi possiamo anche dargli un'occhiata. Ecco, 3 su 4 da 3, ha concluso con 21 punti, 12 rimbalzi e 25 di valutazione. Poi insomma era all'esame del Gotha, possiamo dire così, a livello anche di ruolo. E il fatto che, come hai detto tu, che l'abbia fatto su un campo come il Forum è veramente uno statement, anche credo per il suo futuro, per la sua carriera. Che
Quindi insomma abbiamo sentito anche tante critiche, è vero, magari non è il giocatore più continuo dell'universo, e senza nulla togliere alla nostra dorata Reggio Emilia, è chiaro che magari se fosse anche continuo non sarebbe ancora qui, però ha fatto insomma anche il settaggio dei blocchi, sentivo, ne parlavo, ho visto la replica, lo elogiava anche Sconocchini, insomma che due o tre robe le ha vinte, un po' di basket ne sa, cioè è stato veramente impeccabile sotto tutti i punti di vista, ecco, non solo sotto il punto di vista statistico, che quello si è portato a casa una partita da raccontare ai nipotini. È stato veramente insomma performante, fantastico, devo dire. Pietro, di certo c'è anche una grande crescita di Leo Candy, che Kaya ha pubblicamente elogiato nel post partita dicendo: in questo momento Leo è un altro livello. È un altro livello rispetto a un Thompson che, secondo me, ha giocato una partita molto molto positiva dal punto di vista della ripresa. È chiaro che da lui ci si aspetta qualcosa in più, però difensivamente ha giocato bene, ha messo due triple quando doveva metterle, casomai era partito un po' con le marce basse, però sicuramente, ecco, ha mostrato cenni di ripresa. In questo momento però Candy è imprescindibile. Sì, questa è la partita, molto più della scorsa, che ha sancito il fatto che oggi la guardia titolare è Leonardo Candy. Poi dopo, di guardia titolare, guardia di riserva, chiaramente non è che diciamo così c'è scritto da nessuna parte o questo vuol dire chissà cosa. Giocherà di più ovviamente chi giocherà meglio, no? Questo è scontato. Però comunque certe gerarchie sono comunque importanti e c'è stato un sorpasso. I motivi li abbiamo detti tante volte. Sulla partita di Thompson, sì, devo dire che sinceramente non mi aspettavo una ripresa di Thompson alla fine del secondo tempo, dopo che aveva giocato una partita, diciamo così, in cui non aveva neanche, non dico guardato il canestro, ma anche meno, nel senso zero che... Zero tiri al primo tempo. Alla fine del primo tempo ha fatto la prima tripla. Guarda, devo dirti la verità, non mi aspettavo assolutamente molto di più di così. Non è questa la partita su cui giudicare Thompson, per due motivi. Il primo è che il suo gap principale con questa Serie A è fisico, e Milano è l'ultima squadra con cui misurare un giocatore di questo tipo. Avete visto che sulle doppie uscite, il floppy che gioca Thompson, Shields a volte non riusciva, non lo faceva neanche uscire addirittura, perché... Con un paio di trattenute anche. Sì, però... ovviamente, ci mancherebbe, non si lasciano mai, se si può, diciamo così, dare un colpo a una trattenuta, però... Cioè, il livello è questo qua, ovviamente, ragazzi, Milano, ripetiamo, dov'è in Europa, non a caso. E quindi, aspettiamo, comunque c'è stata una risposta, si vedrà, io credo che il percorso sia ancora molto lungo. Filippo, una squadra che con l'assenza di Baldi Rossi da 4 ha dovuto spostare un giocatore da 4 che c'era mancato tanto, e la partita di Olisevic, soprattutto nel primo tempo, quando le gambe lo hanno retto, perché insomma va detto che poi nella ripresa si vedeva che era al gancio, 10 giorni fermo, senza allenarsi, col Covid, sicuramente gli hanno generato una stanchezza a lungo andare nella partita via via sempre maggiore, però quanto c'era bisogno di lui lo si è visto, cioè all'inizio ha fatto pentole coperchi, e anche per Milano è diventato difficile risolvere il rebus, e mai mi vengono in mente 4-5 giocate di fondamentali da sotto, insomma c'è gente che è volata, e non siamo volati io e te, ma gente come Heinz, come Melli, insomma giocatori di top livello Eurolega e NBA. Beh, una grande partita da parte di Olisevic, nulla da dire, grande ritorno, ben trovato, c'era cioè un disperato bisogno del suo, e indubbiamente, almeno dal mio punto di vista, il giocatore rivelazione, il miglior giocatore della squadra in questo inizio. A livello offensivo è un giocatore che ha delle qualità e delle letture, dei movimenti, un timing di altissimo livello. In altre parti del campo soffre, soprattutto in difesa, lo sappiamo, però c'era assolutamente bisogno di lui. Io sono molto preoccupato su Thompson, ve lo dico, nel senso che è vero che è un giocatore che non è un giocatore preso per rendere dal primo minuto, però è anche vero che è un giocatore che, cosa siamo, all'ottava giornata giocate
correggetemi se sbaglio, ottavo. Quindi siamo a quasi un terzo di campionato, non siamo alla seconda, e soprattutto un giocatore che in Supercoppa, dove non è che si giocavano amichevoli contro squadre di Serie C, ma contro squadre di pari livello, la Venezia, che non è una squadra che a livello fisico è molto inferiore a Milano, non sarà Milano, però è una squadra di ottima veramente a livello fisico, Thompson ha fatto la differenza. Ed è cambiato totalmente il suo apporto alla partita, il suo modo di giocare, il suo modo di essere libero. Chiaro che il campionato è una cosa un po' diversa dalla prestagione, anche se ufficiale come la Supercoppa, però è un giocatore che secondo me a livello offensivo deve trainare questa squadra. Ci sono giocatori che stanno, per fortuna, abbiamo appena citato di Sevicius, trainando a livello offensivo la squadra, ma però serve un Thompson più protagonista, anche a costo di prendersi qualche tiro in più, anche a costo di prendersi degli errori, di perdere dei palloni. Io lo metterei in conto, però serve un giocatore in ritmo, serve un giocatore che abbia fiducia, un giocatore che torni a mettere 20 punti in scioltezza come è stato in Supercoppa. Ed è vero che insomma non è certamente il miglior caso contro Milano per trarre le conclusioni, verissimo, però abbiamo visto anche qua delle immagini, Thompson riceveva a 10 metri da canestro. L'Armani è una squadra ovviamente top, non solo in Italia ma in Europa, però è pur sempre una squadra di basket, ragazzi, cioè nel senso, non parliamo di farne 30 contro Milano, che ok, bisogna essere dei campioni, ma per ricevere sulla linea 3 punti, insomma, siamo a un livello per me abbastanza base, e questo sta iniziando a mancare tanto. Poi non è una critica alla volontà, alla voglia di impegnarsi, di difendere, che non è mai mancata, e soprattutto domenica si è visto fare un gradino in più, un passo in più, però è un giocatore che deve dare di più, perché non è che Reggio abbia 2 miliardi di frecce nel suo arco offensivo, c'è bisogno di un giocatore che inizi ad avere un po' di continuità, poi magari crescerà nel finale, sto preso anche per questo motivo, cioè non è un giocatore immediato, come diciamo, però è poco, e soprattutto lo vedo, cioè è diventato un giocatore che si prende il suo tiro di contorno, non è un giocatore preso per fare il contorno, secondo me, con tutte le attenuanti del caso che abbiamo detto, bisogna sempre ricordarsi. Però oggettivamente ha mostrato qualcosa, che già contro Cremona, Checco, o contro l'Aftodor non aveva mostrato, insomma, cioè io quelle due recuperate difensive, quelle due triple segnate quando doveva segnare, poi è vero ne ha sbagliata una importante, però insomma, secondo me ci sono stati dei segni di risveglio. Io conto anche che è un nuovo ruolo per lui, cioè è stato preso per fare la guardia titolare, improvvisamente adesso sei in panchina, è un giocatore di 24 anni, insomma qualche partita per adattamento gliela concedo. Io sinceramente sono preoccupato, ma se Thompson fosse questo lo aspetterei senza problemi, e poi ripeto, secondo me una squadra che si è arrivata a giocarsela con Milano fino all'ultimo punto, insomma, trovare per forza un problema stavolta non lo so, non sono d'accordo. Poi magari sbaglierò, però secondo me domenica ha fatto click nella maniera positiva, cioè noi eravamo proprio lì a un passo, io l'ho visto con un atteggiamento completamente diverso anche del corpo, e al di là dei due tiri è andato in lunetta molto più sicuro, parliamo di tiri liberi, ha fatto 2 su 2. E è chiaro che se ci aspettiamo, ho capito perfettamente il discorso di Filippo e in qualche modo lo condivido anche, però se ci aspettiamo da lui che inizi a in qualche modo forzare, no? Per salire di tono, secondo me lui non è, cioè è troppo intelligente per farlo, e credo che sia stato preso anche per questo. È chiaro, sì, che deve iniziare a dare qualcosa di più. Però io resto ottimista sul fatto che riuscirà comunque a dare una mano a questa squadra. E poi voglio dire, se Candy comunque continua nella sua crescita, poi alla fine in quel ruolo lì, nel senso, il titolare sarà lui, e da Thompson magari, da Thompson possiamo anche aspettarci qualcosina di meno rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. Io aspetterei, perché come ho già detto e scritto, non essendo fantabasket, tagliare un giocatore e metterne dentro un altro comunque comporta sempre insomma, l'andare ad alterare degli equilibri già consolidati. Abbiamo visto, anche se i casi di rendimento e anche quello che si chiede sono molto diversi, l'anno scorso quando fu tagliato Blooms, direi che tutti
più o meno poi siamo convinti, oh, insomma, finalmente, insomma, si taglia uno che praticamente fa fatica a tenere il campo, ne mettiamo dentro un altro e automaticamente 2 più 2 fa 4 e quindi segniamo di più, siamo più forti. In realtà probabilmente Blooms, ripeto, sono casi un po' diversi, ma questo per fare capire che non c'è solo l'aspetto diciamo tecnico o prettamente tecnico. In realtà Blooms era probabilmente quello che diceva a Bostic: e tu stai calmino e passa la palla e non alzare la voce con Martino. Quindi insomma, io prima di fare dei processi, chiaro, siamo all'ottava giornata, se Thompson è ancora questo alla sedicesima e non ha ancora dato segnali, allora lì forse qualche riflessione va fatta. Scusa, ti interrompo, cioè rispetto alla Supercoppa che eravamo Lisevicius e Thompson dipendenti in attacco, ora la squadra può tranquillamente sopperire a un Thompson che gioca così. No, questa è una notizia molto migliore rispetto al rendimento di Thompson, però... Assolutamente. Cioè, Lisevicius fa 20 a partita tutta campionato, Candy, questo Candy me lo auguro, Crawford per quanto sia un po' impiccato le sue prestazioni. No, ma infatti sostanzialmente siamo d'accordo e secondo me è chiaro che la chiave è Candy, cioè in quel ruolo lì non ti puoi permettere un Candy altalenante e un Thompson altalenante. Se uno dei due fa un passo in avanti, secondo me si può aspettare l'altro in qualche modo, e in questo momento mi sembra chiaro che, insomma, quello che potrebbe risolverci i problemi è Candy. E qualora, ecco, nessuno dei due riuscisse a darci quello che ci si aspetta dal ruolo di guardia, perché non dimentichiamo che il basket moderno, insomma, passa tantissimo ovviamente dagli esterni, allora lì si porrebbe davvero il problema ed è chiaro che Candy non è che lo puoi sostituire o mettere in un angolo. La parte esterna sta facendo un grande lavoro nel suo complesso, sì, esatto. Andando anche a offuscare le lacune un po' di Thompson in questo inizio e anche il rendimento alto e basso di Crawford. Non abbiamo citato Cinciarini, ma io voglio dire, mi auguro che continui così, migliori se possibile, certo. Però ragazzi, ha avuto un inizio di stagione clamoroso, anche perché i minuti sono quelli, non è che possono giocare non tutti posso 40. Aspettarmi un 35 anni che continui a fare una partita, cioè, una stagione così, poi ripeto, poi secondo me funziona. Io so, se continua, se continua così la squadra nel reparto serie va benissimo, cioè, mi tengo Thompson così con questo Candy, secondo me Cacaia va bene così, anche no, è quello che sto cercando di dire, perché magari tu tagli Thompson per prendere una guardia sulla carta è sicuramente più forte, poi però magari quello che prendi, poi vabbè, sarà scautizzato, sapremo tutto, vita, morti, miracoli, però poi magari quello che prendi non va d'accordo con uno, inizia a fare comune con gli altri americani, cioè le cose sono... No, anche perché l'atteggiamento comunque di Thompson c'è. Esatto, è un grande lavoratore. Quando è stato preso, guardate, anche noi ci siamo informati da giocatori e da tecnici che l'hanno affrontato in Lega 2, in A2, e hanno detto tutti, questo ragazzo che al di là che sa fare canestro con una facilità esagerata, ha un'attitudine al lavoro che è da piano superiore, fin da quando era la Stella Azzurra. E secondo me per Kaya questo è un giocatore che... va molto bene. Poi è chiaro che, come hai detto tu, comincerà a fare zero tutte le partite, giocare 5 minuti e non tenere una penetrazione è un discorso differente, però se comincia a farne 8 a Milano difendendo come ha fatto, giocando 22 minuti, prendendo i suoi tiri, a me tutto sommato non fa schifo in questa squadra che rende così. Anzi, se poi perdi Strautins perché sta fuori, se perdi Olisevicius perché... è chiaro che poi la magagna viene fuori dalla mancanza di Thompson, ed è ovvio. Però in questo momento, secondo me, se Thompson è un problema, vuol dire che siamo messi bene. Anche perché ce la siamo quasi giocata a Milano con Thompson, senza Baldirossi e con Strautins non al 10%, forse neanche. E non so se avete visto, ma non è neanche partito per Saragozza, per un perdurare di una forma virale di cui si spera di conoscere qualcosa in più in questi giorni, che non è legata al Covid. E quindi attenzione, perché... potrebbe anche non esserci, per esempio, nella partita contro Brescia. Quindi, insomma, Reggio ha vinto sostanzialmente con un giocatore e mezzo in meno ancora. Secondo me questo è un dato importante, ed era un esterno questo che mancava, quindi il reparto esterni è andato molto molto bene. Una partita che ha visto... Anzi, Filippo, facciamo così, prima andiamo con i messaggi, perché so che ne stanno arrivando diversi. Sì, anche perché il primo è Pioppi Sindaco, quindi non posso non leggerlo. Un semicit di Tosi Sindaco.
Ok, le belle partite e i complimenti, però guardiamoci dietro perché la zona retrocessione è vicina. Squadre più scarse con un pizzico di fortuna in più sono davanti a noi e domenica bisogna anche i playoff sono vicini, ragazzi, siamo all'ottava giornata, ci sono due punti davanti. Poi squadre più scarse davanti a noi io tantissime non ne vedo. Grande Candy però ancora sparisce troppo in attacco nel quarto periodo, si prende tanti tiri solo nella prima metà di partita. Nel finale avrei voluto più Crawford e meno Cincia, che era evidentemente stanco. Candy secondo me si è preso pochi tiri domenica. Sono d'accordo con il telespettatore che ha detto avrei preferito forse Crawford un po' prima, sì, sono d'accordo. Anch'io, però Candy secondo me domenica ha tirato anche poco, cioè Candy ha tirato 7 volte tutta la partita, i primi 5 penso che li avevano andati sempre a bersaglio. Secondo me Candy domenica ha fatto una partita molto ecumenica e essenziale. Poi è chiaro che se avesse segnato quei due punti in contropiede da solo cambiava tutto, però insomma, vabbè. Parlate della velocità di rilascio del tiro da 3 punti di Thompson, va cercato di più, in maniera positiva questo certo. Messaggio, va cercato di più, ieri ne ha messe 2 di fila, non gli passano mai la palla. Questo è vero, però penso che sia anche dettato Pietro dal suo momento, cioè sì. I compagni e l'allenatore capiscono il momento ed è chiaro che non è che lo foraggiano continuamente. Sì, e poi quello che dicevamo prima, diciamo così, lui da una parte ovviamente sa che è in una situazione di non fiducia e quindi anche lui ovviamente si prende meno responsabilità. Dall'altra parte Milano, ripeto, con la sua fisicità lo ha un po' offuscato, quindi domani secondo me è la partita per la partita allenamento, chiamiamolo così, per tornare a macinare un pochino un po' di tiri pallacanestro e punti per poi dopo arrivare con Brescia e speriamo che ne metta 20. Assolutamente sì, Filippo. Io sono molto preoccupato su Thompson e anche Crawford, poi con 2 giocatori ancora fuori squadra, dite al coach che domenica andiamo a giocare a Varese, chissà che si faccia il miracolo. Domenica crocevia, ci dice Gigi. No, partita, posso rispondere una cosa su Crawford? Partita crocevia, sono d'accordissimo. Su Crawford però non sono tanto d'accordo, nel senso che sicuramente non viene da un periodo, ecco, diciamo così, fenomenale, però con Milano secondo me è stata la sua partita migliore dal punto di vista del playmaking, nel senso che comunque ha smazzato 7 assist, ma al di là dei numeri in 14 minuti, bravissimo, al di là dei numeri che adesso non voglio dire, ho visto 7 assist, allora ottima partita del playmaking, però nonostante non gli sia entrato il tiro da 3, in un giocatore come Crawford che gli entri il tiro è fondamentale, primo tiro che prende tra l'altro sì, per poi fare tutto il resto. Invece lui non ha messo i tiri e comunque 3 assist verso Hopkins li ha fatti, Cinciarina ha fatti 4, sono andato a vedere, e comunque ha messo il ritmo alla squadra, quindi comunque è stata una buona partita. Ma di Justin Johnson non se ne parla più, ora sotto con Thompson, è giovane e nel gruppo si impegna a qualità e porta pazienza. Beh, Justin Johnson, direi che non si può mettere in dubbio le performance di Justin Johnson. Se non ne parli tu Bartoli, non ne puoi parlare più nessuno. E chi li ha mai messi in dubbio, tra l'altro? Esatto, qui soprattutto. No, Justin Johnson, ragazzi, secondo me conta tanto il fatto che comunque abbia trovato finalmente un po' di forma fisica dopo un'estate che, secondo me, questa dieta fai da te che ha fatto lo ha portato veramente ad arrivare senza forze alla preparazione, e io credo che ultimamente, al di là della bomba della vittoria che rimane negli occhi, però ne parlavamo con te Pietro prima della trasmissione, se non è il migliore in questo momento della squadra, cioè c'è Hopkins davanti, però per il resto è lui in queste ultime 3-4 partite. Ma sì, ha fatto partite sempre ottime, però ragazzi, cioè, per un giocatore nel basket in generale, ma per un giocatore come lui la forma fisica è fondamentale. Avete visto che inizia a schiacciare con un pochino più di continuità, fra l'altro è in fiducia e quindi di conseguenza è più facile per lui fare partite buone rispetto a fare partite come quelle della scorsa stagione o magari anche dell'inizio della stagione, quindi sta andando bene, siamo contentissimi. Aggiungo anche che quest'anno ha la famiglia qua, sì. Tra l'altro una bimba piccolissima, e l'anno scorso mi dicono abbia patito, ovviamente credo comprensibilmente, tantissimo insomma il fatto della lontananza con sì. Una bambina piccola, insomma tutto fa anche a livello di fiducia, ovviamente sono esseri umani, ecco. Ed era proprio davanti a noi mercoledì in Coppa e sì, assolutamente, secondo me sono quelle solidità che
possono cambiare davvero il panorama di un giocatore. Facciamo così, anticipiamo una, prima della pausa, classifica e risultati, perché nella seconda parte daremo un'occhiata un po' a alcune situazioni, come vi dicevo, tecnico-tattiche, che dicono quelli bravi, che Reggio sta mettendo in piedi in questo inizio campionato, difensive, e che ormai sono un marchio di fabbrica. Allora vogliamo dare un po' un taglio anche un po' più tecnico a questa trasmissione, così poi lasciamo spazio nell'ultima parte per presentare le avversarie sia di campionato che di coppa. Andiamo a vedere allora cosa è successo in questa giornata di campionato. L'ottava, Brindisi perde in casa con Trento, una partita veramente pirotecnica e molto molto divertente. Pesaro perde in casa con Milan, con Napoli, scusate, una Napoli che ha trovato Pargo, che sarà in forma come noi messi insieme, però quando c'hai talento e soprattutto mi viene da dire quando giochi contro una squadra che in questo momento probabilmente prenderebbe 100 da chiunque, è un buon modo per mettersi in ritmo. Adesso Napoli dovrà sicuramente andare sul mercato. Ci arriva un messaggio che ci chiede: è vero che Elegar vuole essere sostituito, adesso vado a riprendere perché sennò lo cito sbagliato, eccolo qua. È vero che Napoli vuole sostituire Elegar con Hopkins? No, non è vero, non è stato così. Elegar verrà sostituito con un extra budget, hanno detto. Secondo me si sono un po' informati di quali centri potevano essere sulla graticola a livello italiano. Hopkins non è stato neanche chiesto al procuratore, neanche alla società si è arrivati a parlare di Michael Hopkins con Napoli, assolutamente, anche perché avete visto insomma quanto è importante Hopkins per Reggio. Quindi Napoli c'entra una vittoria importante e si sta davvero rilanciando, e con Pargo potrà riprendere una buona stagione. Andiamo avanti con la vittoria della Virtus Bologna, che ha demolito letteralmente Brescia 74-103, una Brescia che sarà la prossima avversaria di Reggio, una Virtus che sta giocando il derby di Eurocup con Venezia, è avanti 45-37 alla fine del primo tempo, una Virtus che, come sapete, probabilmente perderà anche Marco Bellinelli, che forse dovrà essere operato per un problema, quindi una Virtus che dovrà anche un po' fare di necessità virtù, perde un giocatore molto importante, ne ha tanti a corredo, è chiaro, stasera 9 di Cordinier, però insomma parliamo sempre di un giocatore, di Marco Bellinelli, quindi vedremo come reagirà la Virtus. La Fortitudo perde in casa con Venezia 77-91, e Venezia prosegue nella sua ripresa dopo un inizio difficile. Tortona demolisce Sassari con 40 punti nel terzo quarto. Sì, avete capito bene, 40 punti nel solo terzo quarto, una Sassari che oggi ha esonerato Demis Cavina, al suo posto coach Piero Bucchi, e prima dell'esonero di coach Cavina e dell'ufficialità di Piero Bucchi ha annunciato la ripresa di Philip Kruslin, un giocatore che, come sapete, già l'anno scorso era alla corte di Pozzecco in Sardegna, quindi grandi rivoluzioni in terra sarda, a dimostrazione che quando sono gli ultimi anni di un ciclo succede sempre qualcosa, cioè c'è sempre qualcosa che non va, e Sassari quest'anno speriamo che si riprenda, ma come sapete è l'ultimo anno del presidente Sardara. Torniamo al campionato dopo aver guardato la Eurocup. Milano Reggio Emilia l'abbiamo detta, Treviso batte Cremona 96-83, Fillo Sims 22-22. Ho fatto una scommessa contro Sims, Fatta su Johnson, no, però ragazzi, te che Sims a livello offensivo sia un giocatore grandissima qualità, l'avevamo visto un po' a Reggio, ma soprattutto gli anni in un momento terribile, in un bruttissimo momento, in un contesto tecnico-tattico un po' confuso, diciamo così, ma gli anni prima l'aveva fatto molto bene, quindi a livello offensivo è un giocatore che sulla singola partita fa molto bene, come Treviso sta facendo molto bene, battendo Cremona che è un passo sotto e ha perso una partita da squadra inferiore, appunto. Ma nel senso che dopo vedere la classifica vediamo un po' dove siamo messi noi. Che c'era con Cremona di solito. Sì. Quindi Treviso continua nella sua grande marcia. Trieste perde in casa, e veramente una partita che non si sa come Trieste sia riuscito a perdere, 70-86 contro Varese, che si rilancia. Non avrà Egbunu ancora, perché oggi è stato fatto l'ennesimo tampone ed è stato trovato ancora positivo. Inserisce però Marcus Chini, un giocatore che forse chi segue anche la 2 si ricorda, a Cagliari, direi 4 anni fa, un giocatore dallo spiccato rendimento offensivo, diciamo che non erano contentissimi del reparto esterni a Varese, hanno inserito un giocatore che
viene dall'esperienza al Sede Vita Olimpia, quindi non è più quello di Cagliari, ma la sua carriera è andata in crescendo, quindi vedremo se risolverà qualche problema di Varese. Per una classifica che vede Milano ancora imbattuta, che comincia a prendere largo, 4 punti su Virtus e Brindisi, Treviso, Trieste e Trento a quota 10, Napoli, Venezia e Tortona a 8, però come vedete, per rispondere al tifoso che prima la retrocessione a quota 2 punti, bene, allora siamo anche a 4 punti dal quarto posto. Insomma, adesso è oggettivamente molto prematuro dare un'occhiata alla classifica, che ci sta solo dicendo quello che sapevamo: Milano, Virtus e probabilmente Brindisi e anche Venezia, sì, cominciano a lanciarsi. Da Treviso oggi in giù fino a Reggio Emilia, togliendo Venezia, per me può succedere veramente di tutto. Io credo che Tortona la vedremo più facilmente a sinistra che a destra, credo che Brescia la vedremo più facilmente a sinistra che a destra, non sono così convinto che Trieste continuerà nel suo campionato, Napoli vediamo chi inserirà. Però ragazzi, siamo ancora alla carta, cioè ci sta cominciando a dire qualcosa il campionato, ma 8 giornate sono troppo dettate anche dal calendario, quindi è presto. È chiaro che visto che c'è un tifoso che ci scrive: Marco, sì, ma noi abbiamo solo 6 punti. È vero, Reggio deve cominciare a vincere le partite che contano, però ragazzi, abbiamo fatto Venezia e Milano, non erano queste le partite che contavano. Domenica arriva la partita che conta. Mancano 2 punti. Mancano in 2 punti con Cremona, dai. E anche con Sassari, perché con Sassari ha fatto una bella partita. 2 punti, sì, sì, 2 punti. Però sono 2 punti, voglio dire. Sì, sono 2 punti, insomma. L'importante è non perderne altri per strada e arrivare a Brescia. Ma Caglia l'ho detto ai miei microfoni domenica, gliel'ho detto: coach, so che si parla sempre di step by step, però secondo me se gli dico che guarda guardando Brescia rispetto a Saragozza, fa, sono mica scemo. Cioè, è ovvio che è una partita, è la prima partita dell'anno, quella come importanza, e secondo me Reggio la giocherà, anzi forse la seconda, perché Varese era comunque importante e Reggio l'ha dominata. Secondo me Reggio la giocherà una grande partita contro Brescia, ma sarà una partita veramente tosta e contro una super talentuosa squadra. Prossimo turno, poi andiamo in pausa perché siamo già in ritardo. Reggio-Brescia, ore 18, domenica all'Unipol Arena. 18:30 18:30 forse, esatto, infatti mi sto 18:30. Io mi sto perdendo, ragazzi, se lo vado a vedere, ma sono andato a memoria, scusatemi. Varese Tortona, Venezia Trieste, Milano Treviso, Trento Fortitudo, Sassari Napoli, Virtus Bologna Brindisi, gran partita, chiude Cremona Pesaro. 18:30, grazie Pietro, esatto, mi conferma. 18:30 Unipol Arena. Linea regia e poi entriamo nel magico mondo tecnico tattico, la parola della serata, con alcuni video. I problemi di capelli colpiscono uomini e donne. Istituto Giglio dal 1991 è leader in Italia nel trattamento della calvizie. Approfitta degli Open Day e fino al 30 novembre hai il tuo esame gratuito. Chiama subito il numero verde 800 13 47 87. Istituto Giglio. I tuoi capelli. La tua gioia di vivere. Da Notti d'Incanto è tempo di super saldi. Per tutto il mese da Notti d'Incanto sconti fino al 70% su materassi, letti, reti, poltrone relax. Tutto questo solo da Notti d'Incanto di Luca Vezzali, che ti aspetta questo mese con i grandi saldi e le proposte scontatissime nella sala mostra in via dei Gonzaga a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Se sei affranto e non riesci a dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Unispa, distributore di dolcezze, ingrosso specializzato per bar, tabacchi e ristorazione di dolciumi, vini e liquori. Per Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Siamo distributori prodotti Nestlé Perugina e Foodness e Cantina Le Manzane. Unispa, gamma completa di prodotti per la soddisfazione dei nostri clienti. CTR si prende cura di te con diversi servizi diagnostici, tra cui la risonanza magnetica aperta, una palestra per terapie riabilitative manuali, una piscina per la rieducazione funzionale e un laboratorio per l'analisi di movimento e la postura. Ci trovi a Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi 59/E. Da 35 anni lo studio dei ragionieri commercialisti e revisori Mirabile Baccarani, nelle sedi di Reggio Emilia e Carpineti, offre servizi di consulenza, revisione, paghe alle aziende di vari settori, con la società Servizi Amministrativi e Contabili, amministrazione condomini, fatturazione elettronica. Info su www.mirabile.it.
Seconda parte di Basket Time che vi ho detto sarà dedicata alla tattica, alla lavagna. E allora, visto che l'hai preparata tu, Pietro, la gestiamo in questo modo. Sono tre parti, presentale tu Pietro, in modo che così poi anche saranno inframmezzate da una nostra discussione, però presenta tu questi video. Ma sono video che si concentrano sull'aspetto difensivo della squadra di Kaya, ecco, perché sono molto caratteristici del modo di difendere di Kaya, che è riconosciuto da sempre in qualsiasi squadra lui abbia che sua squadra abbia allenato. Si concentrano in particolare sull'aggressione della palla, sul, diciamo così, il modo in cui lui difende i pick and roll e in generale appunto sull'identità che ha dato a questa squadra. Poi dopo per il resto vediamo i video e poi dopo li commentiamo. Esatto, anche perché sono commentati e spiegati da Pietro direttamente nel video, poi al termine del primo video torniamo in studio, così diamo anche spazio eventualmente ai vostri messaggi. Prego Mirko col primo video. Allora andiamo ad analizzare la difesa della Reggio Emilia di Attilio Kaya. Le regole difensive sono: la prima, sicuramente grande pressione sulla palla, in particolare sui pick and roll, dove i lunghi fanno spesso show e bloccano appunto l'esecuzione del pick and roll. La seconda è la protezione dell'area, con i giocatori che tendono più a fare un passo verso il canestro piuttosto che verso l'esterno. E la terza, che è un po' un dogma, ovvero no cambi eccetto qualche sporadico caso con i piccoli. Prima situazione contro Saragozza, che gioca uno step up pick and roll, un pick and roll ad uscire, e qua vedete l'atteggiamento di Momo Diouf. La difesa che compie si chiama flat. Se avesse fatto show sarebbe dovuto andare un pochino più avanti, dove c'è la X adesso, mentre invece gioca una difesa un pochino più contenitiva, sempre aggressiva ma più contenitiva. Vediamo l'atteggiamento della difesa reggiana e in particolare osserviamo il comportamento sul movimento di roll del lungo. Tracciamo una riga e definiamo le due metà campo. Quella sotto, dove c'è la palla, si chiama lato forte, quella sopra si chiama lato debole. Su il lato forte i difensori stanno più o meno attaccati agli attaccanti, mentre invece sul lato debole ci si stacca, si collassa, si avvicina un pochino verso canestro, in particolare per andare a bloccare, a fare il cosiddetto bump su il lungo, che riceve, rivalta al lato e si prende un tiro piedi per terra. Ma è un tiro che, al di là che è segnato o non segnato, la difesa reggiana accetta. Seconda situazione contro Trento, con in questo caso Justin Johnson che non fa show perché il pick and roll di fatto non viene giocato, ma in questa secondo pick and roll si vede bene come Justin Johnson faccia show, blocchi la palla e Trento sia costretta a ribaltare il lato. Fermiamoci un attimo per vedere in centro dell'area Hopkins, che come vedete è rimasto a protezione dell'area. Guardate quanto è distante da Flaccadori, che sta per giocare il pick and roll. E qui si vede una delle qualità del lungo reggiano, ovvero il controllo del corpo, perché nonostante sia in ritardo, nonostante arrivi con grande spinta, comunque riesce a bloccare la palla, riesce a non commettere fallo. E Flaccadori deve tornare indietro e poi dopo Trento commetterà anche infrazione di passi. E qui saliamo di livello, andiamo a vedere come i grandi attacchi, le grandi squadre giocano contro questo tipo di difesa. In mezzo all'area cross screen per la ricezione di Watt, che non avviene perché c'è l'ottimo bump di Thompson. Watt va a giocare il pick and roll. Vediamo come in mezzo all'area ci sia Thompson su Tonut, sul lato debole, e quindi il rollante sarà, nel caso si giochi il pick and roll, di Thompson, cosa che avviene. A questo punto guardate subito Stone che va a giocare un blocco flare su Cinciarini per Tonut, ovvero un blocco in allontanamento. E guardate come Venezia, quanto Venezia ci metta poco a ribaltare il lato e a prendersi il tiro
piedi per terra con Tonut. Stavamo parlando, no, va bene, stavamo discutendo di quello che succede, cioè la differenza, questo si è vista, la qualità degli attacchi ti dà anche il risultato della qualità della tua difesa molto spesso, quello che va bene contro Saragozza, quello che va bene Cremona. Contro Trento, contro Cremona, contro Venezia, capisci che, insomma, Stone, che uno dice, oh, vabbè, Stone ha fatto una roba di un'intelligenza di lettura esagerata, andando a bloccare Cinciarini quando il pallone è andato sotto da Watt. Segnalo due cose positive, visto che parlavamo prima di Thompson, il bump sul cross screen di Thompson, che ha tenuto un attimo lontano Watt, e l'aiuto con tempi giusti. A volte queste cose non si vedono, però non è che stiamo parlando di un vagabondo, cioè in difesa il problema è che è grosso così, però insomma le cose le fa anche buone. No, vabbè, dico rapidissimo perché poi dopo ho parlato già nel video, dico solamente che è chiaro che Kaya punta a mettere tanta pressione sulla palla, sul lato della palla, e sul lato debole dice: io sono molto aggressivo sulla palla, se riuscite ad andare sul lato debole, bravi. È chiaro che ci sono squadre che sul lato debole ci riescono ad andare con più facilità e magari hanno anche Tonut, hanno anche Vitali, Michele, hanno dei giocatori di un certo tipo. Quindi chiaramente si fa un pochino più fatica, ecco, contro queste squadre. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui il Ciaccio fa uno skip pass e dal lato a 45 ribalta, dall'altra parte trova, non mi ricordo se è Daniels o Donatome, che segna da 3, e sempre con tutto il rispetto, ma con la ragionevole certezza di non offendere nessuno, perché è una qualità che hanno giocatori come Rodriguez, fa fatica un giocatore come San Miguel di Saragozza a fare uno skip pass dall'altra parte che arrivi nelle mani di un giocatore. Cioè è anche quello la differenza tra le squadre. Seconda clip. Così d'improvviso. Pressione sulla palla e difesa dell'area. Drag, Piccherol in transizione che gioca Poeta, e qua vedete che in questa particolare situazione Reggio non fa show con il lungo, ma c'è Thompson che esegue quello che si chiama stunt, ovvero un paio di passi verso la palla e poi il recupero verso l'uomo che si sta marcando. Ma questo ci serve per far vedere come sia sempre molto alta la pressione sulla palla, vedete tre giocatori intorno di fatto alla palla e i due sotto canestro che comunque diciamo così sono un po' staccati dai propri rispettivi attaccanti e difendono sempre il ferro. Situazione di post basso per Watt che ci serve per vedere come Reggio difenda la propria area. Vedete che ci sono ben 5 difensori di fatto con almeno un piede dentro l'area. Ovviamente si lascia il tiro sugli esterni. Lato debole e lato forte. Andiamo a vedere quello che è un eccessivo, a mio avviso, attività sul lato forte del difensore che è un po' troppo attratto sulla palla, e per farlo andremo ad analizzare due situazioni nei momenti chiave della partita. Il primo è questo con la Fortitudo, partita punto a punto in cui Baldasso gioca questo step up pick and roll a uscire con sul lato debole vedete Procida e Aradori che sono i tiratori principali della formazione bolognese. E sul lato forte invece vedete che c'è Mancinelli che non ha sicuramente nel tiro la sua principale qualità, però come vedete Olisevicius fa un passo, nonostante Baldasso di fatto non stia ancora attaccando il canestro, fa un passo verso l'area per proteggere il roll di Ashley, che però diciamo così ha sulla propria direttrice sia Candy che Strautis. Questo passo di fatto fa prendere questo tiro a Mancinelli che sarà segnato. 39 secondi dal termine nella partita contro la Vanoli Cremona, e qui c'è un pick and roll diverso dagli altri, nel senso che Spagnolo è schiena canestro ed è un po' lontano dalla riga dei tre punti. Qui la regola difensiva di Reggio è diversa e Justin Johnson non dovrà fare show, ma dovrà spingere Pecchia il più in alto possibile
per far passare dietro di lui Crawford, in modo che appunto passi dietro e vada a proteggere la penetrazione di Spagnolo. Justin Johnson riconosce la situazione, perché come vedete si gira verso Crawford e gli comunica la decisione difensiva che sta giocando. Qui Crawford o non sente o è distratto e si va a schiantare contro il blocco irregolare. Qua guardate, l'arbitro è posizionato benissimo, il blocco irregolare di Pecchia, e da qui si genera un vantaggio. Vantaggio per Spagnolo. Candy è attratto dalla palla perché onestamente deve anche cercare di bloccare Spagnolo, ma questo inevitabilmente genera il backdoor di Harris e poi la palla andrà a Pecchia. Pecchia sbaglia il tiro e Reggio ha la possibilità di difendere ancora una volta un'altra situazione, però finisce nella stessa maniera, perché in questo caso è evidente l'errore di Crawford, che ancora approfittando del ritardo un po' di Strautins va a bloccare la palla. In realtà non blocca assolutamente la palla e si perde Spagnolo, che gli taglia dietro la schiena, generando il canestro che risulterà decisivo per le sorti del match. Sì, ci sono. Stavamo guardando, eravamo assorbiti nel guardare l'errore di Crawford, è veramente, ma avevamo detto dopo la partita con Cremona, guardate l'ultima azione di Spagnolo e guardate cosa fa Bryant Crawford, perché no, così sapete cosa non far vedere ai bambini quando si difende. Pietro, lì c'è un errore pacchiano veramente enorme di pigrizia e di letture, però ci sono viste anche tante regole in queste situazioni. Assolutamente, è chiaro che La cosa positiva di questa difesa è che veramente tutti sanno quello che devono fare, ed è questo dal primo giorno del ritiro fino alla prossima partita, e questo dà anche grande identità difensiva. Mi ricordo quando c'era qua, forse l'avevo già detto, quando c'era qua avevo parlato con Davis Cagnardi, che è un grande stimatore di Coach Kaya, che diceva alla fine le squadre di Kaya difendono sempre nella stessa maniera, però hanno un'identità difensiva e alla fine riescono comunque a mettere in difficoltà gli avversari. Poi adesso ci siamo concentrati su quelle due partite, la Fortitudo, per fortuna abbiamo vinta quella grazie alla tripla subito dopo di Cinciarini, non banale, e con Cremona, in cui purtroppo due errori, mi verrebbe da dire, sul lato forte, cioè tre in realtà errori sul lato forte, ci hanno portato quei canestri, ecco. Però mentre, se vi ricordate la tripla di Gudmundsson sbagliata prima giornata contro la Fortitudo, lì non c'è errore di Cinciarini, perché Kaya vuole quel tipo di scivolamento, chiamatelo rimanere flottato, chiamatelo come volete, se vi ricordate di Cinciarini, che legge la penetrazione, si stacca dall'uomo sul lato debole, e a mini basket ci dicevano, Fillo, mai aiutare dal lato debole perché lascia sguarnito un tiratore. In quel caso Kaya vuole posizioni precise che non siano né troppo sul tiratore né troppo in aiuto in area, vuole situazioni precise, quindi da un certo punto di vista scommette su un certo tipo di ritmo del tiratore. Sì, dipende poi anche chi è in angolo, ovviamente. Ci può stare di staccarsi, no, come ha fatto Lisevicius, sì, esatto, contro Mancinelli. Ci può stare di avere una posizione un po' intermedia, però sì. Però quello è lato forte. Sì, è lato forte, no, lato debole, certo. Il lato forte, sì, è una cosa abbastanza tipica, però ogni allenatore ha la sua strategia difensiva, che a volte va anche contro le regole basiche, delle regole base della pallacanestro. Quello che abbiamo visto, però, come abbiamo visto molto bene, è che c'è un grande lavoro di squadra per sopperire magari alcune difficoltà dei singoli. Questo è un grande lavoro in palestra, una grande applicazione anche da parte dei giocatori, e questo soprattutto resta, è una cosa che solitamente improvvisamente sparisce, come magari una percentuale di tiro, ecco. Quindi sono ottimi aspetti, forse la cosa più importante di Reggio in questa prima parte di stagione. Ecco, i dettagli sono veramente tanti, a volte guardare una partita fa il canestro o no? Non è questo, è solo... No, è quello che dicevi tu anche sull'impegno difensivo di Thompson, che ha fatto contenimento, insomma sono tanti gli aspetti.
Io faccio l'uomo nero anche stasera e dico che ci sono tantissimi, abbiamo visto un microcosmo veramente di regole, secondo me interessantissimo, bellissimo, e complimenti a Pietro. E, dicevo, faccio l'uomo nero nel senso che a fronte di tantissime cose positive possono, secondo me, emergere due limiti, cioè un sistema ben codificato è forse anche più leggibile da parte degli avversari, A. B. E quel tipo, secondo me, di difesa è perfetto, quindi va benissimo per il tipo di avversari che deve battere Reggio, cioè secondo me con un talento generale medio-basso. E infatti Kaya d'altronde è storicamente conosciuto come il guru, no? Anche delle salvezze, quindi regole chiare, sempre quelle, eccetera. Chiaro che se ti trovi a fare quello che abbiamo visto contro Venezia, per esempio, ti uccidono, cioè ti uccidono, non è detto che succeda, però hanno i giocatori giusti per leggere subito la situazione, ribaltare il lato e tirare da tre con quei due metri di spazio che se li lasci a Tonuta, Vitali, a questi giocatori qua, è chiaro che poi magari sei sotto di 18 dopo 15 minuti. Questo non vuol dire che a Venezia si sia perso perché Kai ha sbagliato le regole difensive, voglio essere certo, chiaro, certo. Venezia abbiamo perso praticamente in partenza perché è stato sbagliato l'approccio, però se vogliamo trovare dei limiti dopo aver detto tutto il bene di questo mondo, di queste difese, potrebbero essere questi due aspetti qua. Ultimo video sulla difesa. Harris finta la penetrazione per giocare l'end-off con Spagnolo e qui vediamo le contromisure dell'attacco contro questo tipo di difesa. Vedete che c'è lo show da parte di Hopkins e qui sostanzialmente l'obiettivo dell'attacco è quello di giocare su questa zona di campo e le modalità sono due. La prima si chiama short roll, ovvero un passaggio corto in questa zona per il lungo, e la seconda invece è quella di giocare una sponda. Cambi difensivi che Reggio non fa neanche sulle uscite e in particolare in questa situazione di Reynolds contro Candy, Reynolds che esce con il blocco di Caroline. Questa è una situazione di blocco di 4x3 e solitamente le squadre cambiano in questa situazione con Justin Johnson che va su Reynolds e Candy su Caroline, ma Kaya non accetta di subire questo svantaggio sotto canestro e preferisce avere lo svantaggio di un po' di spazio ovviamente dato a Reynolds che qui riceve, fa il riccio e va a segnare un canestro a onor del vero molto difficile. Cambi anche sull'ultima situazione proposta, qui vedete Olisevicius che un po' pigro onestamente chiede a Cinciarini di cambiare, di prendere Aradori e lui si prende di prendersi Baldasso. Qui Baldasso però blocca per Cinciarini e Olisevicius è costretto a chiamare ad Hopkins questa volta il cambio che andrà su Aradori e lui si prenderà Grosjean. Qui Hopkins diciamo così concede il tiro ad Aradori che riconosce la situazione e come vedete Kaya alla fine dell'azione non ce l'ha con Hopkins che ha lasciato tirare Aradori ma con Olisevicius che ha forzato il cambio. E vabbè, insomma, Olisevicius ha tante qualità, le stiamo apprezzando la difesa, diciamo che abbiamo capito che non è ancora caricata nel file di sistema, ecco. No, io Olisevicius lo amo e quindi mai potrei certo criticarlo. No, ho messo questo l'ultimo perché diciamo così, io dopo le azioni guardo sempre la reazione del coach e queste reazioni, come chiunque conosce Kaya, ce l'ha vista allenare, sono frequenti, no? E cerco di capire qual è il giocatore che ha commesso l'errore per anche capire meglio quali sono le regole, perché chiaramente ogni squadra ne ha diverse. In questo caso qua Kaya ce l'aveva evidentemente con Olisevicius. Sono d'accordo con Checco Pioppi, queste squadre sono fatte per salvarsi e non per vincere, però Reggio mi sta divertendo, io sono d'accordissimo con questo messaggio, perfetto. Secondo me è corretto così. E Kai è quello, eh? Esatto, credo che poi la carriera di Kai, come hai detto, dica questo, insomma, che
non è mai arrivato a super risultati, tranne in un paio di occasioni, non è mai affondato, e questo è un grande merito di un allenatore che ormai non ha 10 anni di carriera, ma ne ha, come ha detto lui e ha ricordato, ormai 40, quindi insomma è assolutamente un vantaggio. Se avessimo dei giocatori più mobili e più fisici sotto, potremmo fare sicuramente meglio anche in difesa. In queste azioni non ho visto sicuramente un super Hopkins. Beh, insomma, Hopkins però qualcosa... Dipende che sempre che ruolo c'è da giocare. In queste situazioni Hopkins non era molto coinvolta, a parte quell'errore che hai fatto vedere. Insomma, poi secondo me Hopkins è mobile, Fillo. È molto mobile, anzi. È stato preso perché è un giocatore mobile. Nel senso che è proprio per quello che, cioè, citando Sims di cui parlavamo prima, Sims queste cose non le fa. No, lo sappiamo. Non esce neanche dall'area, voglio dire, cioè altre qualità magari rispetto a Hopkins, ma non fa queste cose. Hopkins difensivamente sta convincendo, è solido. Se posso dire al telespettatore, cioè Hopkins sicuramente non è quel lungo che manda la palla in tribuna, not in my house e tutte queste cose qua. Però abbiamo visto anche con Milano, che giocava contro Heinz e insomma comunque e Mitoglu di fatto i lunghi, cioè con la sua mobilità è riuscito più volte comunque a creare un contatto sulla penetrazione, sull'appoggio, e tanti tiri sono usciti. Non è quel lungo, non è Elegar per intenderci, però l'effetto complessivo secondo me della difesa non è tanto distante da Elegar, in attacco è meglio, questa è la mia opinione. Sì, sono d'accordo. Sì, ci può stare, andrebbe analizzata molto di più questa situazione, ma ci può stare. Venezia, Fillo, lo avevi guardata prima, come messa con la Virtus? Venezia credo che siamo più o meno verso l'intervallo, era sotto di 20 punti, poi meno 10, mi sarei ragionato adesso. Strappi contro strappi, meno 10 per Venezia, manca un minuto alla fine del terzo quarto. Linea della regia e poi presentiamo Brescia, la gara con Saragozza, più che altro quello che può succedere nella fase successiva di FIBA Europe Cup. Hai un caminetto o una stufa con più di 10 anni? Non sei più a norma. Vieni da Caminetti Silva per rimettere a nuovo il tuo camino, la tua stufa legna o a pellet, con i nuovi modelli a 4 e 5 stelle, a norma di legge. Puoi usufruire anche delle agevolazioni fiscali, risparmiando nell'acquisto dei nuovi prodotti. Ti aspettiamo per spiegarti le novità in fatto di ecologia ed aria pulita e per rimettere a norma di legge la tua casa e il tuo riscaldamento a biomassa. Da 40 anni, Caminetti Silva, un camino per ogni casa. Caminetti Silva, il calore del fuoco, il calore dei sentimenti. Pasta fresca e gastronomia Bellesia. Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla. Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. Autostile. La professionalità è questione di stile fatto di soluzioni immediate e personalizzate ispirate dalla nostra passione. Autostile, da 40 anni a Reggio Emilia. È concessionario Fiat e concessionario esclusivo Alfa Romeo. Vetture usate con garanzia, chilometri zero, officina con servizio revisioni e agenzia pratiche auto. Tutto questo è Autostile, il punto di riferimento Fiat Group a Reggio Emilia. È di moda da oltre 40 anni e oggi ancora di più. Bagno Moda si rinnova, una nuova dimensione per un bagno da sogno. Esposizione sempre aggiornata, con le più moderne soluzioni d'arredo e accessori. Servizio di sopralluogo e progettazione per rinnovare il bagno in modo personalizzato. Bagno Moda, Viale Olimpia 14, Reggio Emilia. Vi aspettiamo nel nostro nuovo showroom in Viale Olimpia 14 a Reggio Emilia. Ci siamo fatti più grandi per voi
C'eravamo, ci siamo e ci saremo. Terza parte di Basket Time, ore 18.30, domenica contro la Germania Brescia di Amedeo Della Valle, che ritorna con una maglia diversa da quella con cui l'avevamo accolto al Palabigi, vale a dire Milano, però sarà sempre un grande piacere ritrovarlo. Una squadra che è Della Valle e Mitru Long centrica, che ecco, do un dato sulla tipologia di accentratori per tipo di gioco che sono Mitru Long e Della Valle, che sono rispettivamente l'uno e il due titolari della squadra, hanno uno usage di 23,9 Della Valle e 28,4 Mitru Long, vale a dire che fanno più o meno il 50%, anzi oltre il 50% dello usage della squadra, cioè di situazioni che portano a tiro, assist o palla persa. Sono loro. Poi ci sono altri ottimi giocatori, Kenny Gabriel, che non sarà più il Kenny Gabriel di 5 anni fa, ma è sicuramente un bel giocatore, Burns, che dà il suo apporto, Cobbins, che è un giocatore molto fisico sotto canestro. Insomma, è una squadra di grande talento. È una squadra di grande talento che fino a questo momento ha raccolto probabilmente meno di quello che avrebbe potuto, non dico meritato, però sicuramente potuto. Speriamo non si sblocchino proprio contro di noi. È chiaro che è una partita chiave, l'abbiamo detto anche prima, perché poi tra l'altro c'è anche la sosta per le nazionali, qui vabbè, sono stati convocati sia Diouf che Candy, come avrete letto, negli ultimi quindi, 16, nella rosa dei 16, esatto, quindi di fatto parteciperanno attivamente le due partite, che saranno contro, correggetemi se sbaglio, Russia e Paesi Bassi, e allenati dall'ex Buscaglia. E quindi dico, cioè, andare al riposo con due punti e non con una sconfitta sul groppone permetterebbe alla squadra, insomma, di fare due settimane di allenamenti, chiamiamoli così, in maniera un pochino più serena, per poi affrontare la trasferta di Treviso, non dico senza pressione, però con la consapevolezza che non è facile vincere a Treviso, e quindi se dovessero arrivare a una vittoria sarebbe un successone. Dopodiché avremo Brindisi e poi Pesaro, quindi diciamo che Brescia diventa fondamentale, perché proviamo a fare così un po' i calcoli a mente, insomma, delle prossime quattro, per dopo non iniziare a intristirsi, a guardarsi proprio eccessivamente dietro, bisognerebbe vincerne, ragazzi, correggetemi se sbaglio, almeno due. Sì, io... Due delle prossime quattro. Sì, io anche Trento, anche, scusate, Brindisi in casa me la voglio giocare, sono sincero. Se fosse là ti direi partita, io in casa Brindisi me la gioco. Anch'io, sono solidi, quindi sì, esatto, siamo non molto mi solidi. Sento di battezzarle qualcuna, cioè Virtus e Venezia, ok, ma il resto, Milano e Venezia, ok, ma per il resto secondo me ce la giochiamo, me lo auguro. Però diciamo, per evitare patemi, se quando ci metteremo a tavola per mangiare i cappelletti, insomma, a Natale, se avessimo 10 punti, secondo me, insomma, vincendo anche lo scontro diretto ovviamente con Pesaro, che è proprio l'ultima partita prima appunto della cena di Natale, secondo me, insomma, sarebbe. Cioè, tu arriveresti al 26 con Tortona con 10 punti? Vorresti arrivare? Beh, secondo me sarebbe. Cioè, se deve andare peggio, che vada così. Ecco, vinci sicuramente con Pesaro, quindi diciamo proprio quella sicuro, che è l'ultima, e poi portarne a casa almeno una tra Brescia, Treviso, Brindisi. Poi, ragazzi, per me si possono vincere anche tutte e quattro, per carità. Attenzione che Caraffi dalla prossima porterà la griglia per arrivare alle Final Eight. Per arrivare ai cappelletti a 10. Ditemi la vostra. Io... No, allora, posto che le Final Eight me ne frega assolutamente, sapete che per me non conta niente. C'è una competizione che, vabbè, piace tanto, ma non porta niente in mezzo alla stagione. Vabbè. Io vorrei arrivarci a 12 alla gara di Tortona. Non lo so, io... Non lo so, sono tutte molto equilibrate. Oh, ragazzi, quindi... tra un mese. Che è il 26 dicembre, ricordiamo. 26 dicembre. Brescia, Treviso, Brindisi, Pesaro, Tortona.
Okay. Sì, io analizzavo le prime quattro, esatto, perché Tortona è dopo i cappelletti. Tortona, no? Sì, il 26. No, cioè, è il giorno dei cappelletti. Sì, ho il giorno dei cappelletti, ma allora, vabbè, faccio quattro. Io, 24, io dico, 6, cioè. Dopo Tortona sarei felice di essere a 14, sarei moderatamente soddisfatto se fossimo a 12. Dopo Tortona, ti dico questo. No, ci può, cioè, no, ci io, può, io a 12 metto la firma, di verità. Sì? Io a 12 metto la firma. Dopo Tortona o prima di Tortona? No, no, dopo Tortona. Dopo Tortona. Ma allora, prima di Tortona sono allora più o meno, dai, siamo lì. Perché... Sono molto equilibrate, nel senso che sono tutte molto equilibrate. Però di partite, c'è cioè, che diceva Pesaro, sì, però Pesaro se continua così ci arriva in casa con l'acqua alla gola, con la partita lì. Quindi sì, non sarà una partita... Ragazzi, in questo momento Pesaro... No, è, però cioè, è impresentabile. Amici... Esatto, impresentabile. No, è cioè, però... ai livelli dell'anno in cui ne ha perse 16, oggi... Sì, sì. Pesaro, io l'ho vista l'altra sera, una cosa incommentabile in questo momento. Sì, sì, no, ma infatti io sono d'accordo, quindi diciamo... Oggi, poi Banchi secondo me lavorerà, però... Esatto, però diciamo, diamo, anche se non bisogna dare per assodato proprio nulla, però diamo per assodato di vincere con Pesaro, che sarebbero due punti che in qualche modo, per gli obiettivi che abbiamo noi, ne valgono anche quattro, perché comunque terremo sempre laggiù in fondo una concorrente per la salvezza... E fare, riuscire a fare almeno un'altra vittoria dopo con Tortona. Io con Tortona sinceramente è un'altra partita, un po' come Brescia, che io metto in conto di provare assolutamente a vincere, cioè, di sicuro c'è che bisogno di vincere domenica, cioè nel senso che se perdi domenica si fa complicata questo discorso, non certo la stagione, si fa complicata questo discorso, e si vince domenica, insomma, secondo me anche mentalmente, come diceva Checco prima, cambia molto per la squadra. Sì, anche perché è una partita facile. Perché ripeto, con la sosta comunque secondo me si andrebbe incontro a due settimane, lasciando stare i ragazzi che andranno in nazionale, due settimane di allenamenti molto molto pesanti, in un clima un pochino di tensione, e secondo me che sarebbero proprio da evitare assolutamente. Dopo magari la sfortuna vai a Treviso e non riesci a vincere, dopo però che cioè, poi capisco, ma accorciamo la visione. Brescia e Treviso, secondo me noi ne dobbiamo vincere una, ok? Cioè, perché magari vinciamo con Brescia, benissimo, poi speriamo di vincere anche con Treviso. Se perdiamo con Brescia, come dici tu giustamente, due settimane di allenamenti molto pesanti, e in ogni caso tu arrivi a giocare a Treviso una partita importante, no? Poi dopo, adesso voglio dire, non succede niente e tutto, però comunque ti trovi ancora sei punti e con una giornata in più, e quindi... arriva anche un po' il momento di vincere. Poi ovviamente non è che arriva il momento di vincere e vinci, però io mi aspetto che noi ne vinciamo una su due in qualche modo. Quindi effettivamente se ne vinci una su due, poi hai l'obbligo di vincere con Pesaro, e poi dopo effettivamente sì, la mia. Tortona dopo Tortona 12. Oh, vedi, ci ha preso in maniera incredibile questa discussione. Sì, sì, no? Cioè, tanto dopo aver detto che la classifica oggi è assolutamente... No, poi ci stiamo buttando come Natale, come spartiacque. Perché non è che fosse un fine girone. Dopo la chiudiamo, però stiamo infatti, purtroppo, in campionato la Pallacanestro Reggiana ha perso 5 delle ultime 6. Ah beh sì. Correggetemi se sbaglio. Entusiasmo questa no, cosa. No, ma io voglio essere realista per evitare, ragazzi, di arrivare, come è già successo, e lo sapete tutti, gli altri anni a marzo con l'acqua alla gola, eccetera. Perché abbiamo visto, chi l'avrebbe mai detto, però Varese ha vinto contro Trieste, è andata a vincere a Trieste. Cioè, quindi... Però noi avevamo messo Reggio terzo ultima, e secondo me quella è la mira. Poi, vedi, poi cioè, ecco perché non sono preoccupato più di altro, perché alla fine quella lì è la mira. In questo momento Fortitudo, Varese e Pesaro. Però sono peggio. Sono peggio, molto peggio secondo me. Però se non vince, è chiaro che alla fine una di Riffo di Raffa la vince, l'altra la vince, poi arrivi a marzo, c'hai ragione te, e dopo comincia a avere l'ansia. In questo momento però io l'ansia non la voglio avere, quindi il progetto di mangiare a Natale, di andare in questa gustosissima partita in casa con Tortona il 26 di dicembre, e dire, oh, ne abbiamo 12, proviamo ad andare a 14, ma non per le Final Eight, ripeto, a me non me ne frega niente delle Final Eight. Te chiudi il giro d'andata 14-16, ragazzi, ma il ritorno puoi solo migliorare, sì, sì, perché hai consapevolezza, sei tranquillo, e dopo lì casomai guardi anche un po' più avanti, casomai,
Ma adesso, secondo me, è un... deve passare la nottata, che sono Venezia, Milano, Brescia in casa e a Treviso. Questa è la nottata. Se ne tagli fuori una da queste quattro, a me va bene, sei in linea. Ti mancano i due punti di prima che provi a prendere con o Treviso o Brindisi in casa. E alla fine sei lì. In mezzo c'è anche la Coppa, non dimenticare. Fermo, ok. Infatti stavo dicendo, Coppa che si giocherà due partite a dicembre, due partite a gennaio, due partite a febbraio, in questo girone. Ma tanto te non sei mai, cosa vuoi, cosa pretendi, cosa ti metti la mano sulla testa. E quindi attenzione, cioè si comincia l'8 dicembre, il 15 di dicembre, bravo Mirko Zucchi, c'è la seconda partita, questa è la classifica. Reggio e Aftodor sono già qualificate, domani, qualora Reggio vincesse, è sbagliato perché Reggio ovviamente affronta Saragozza, l'Apoel non è che gioca sia in casa sia a Saragozza, Reggio ore 20 al Pabellon Principe Felipe, palazzo stupendo tra l'altro, qui eravamo stati qualche anno fa, Reggio potrebbe arrivare o nel girone L qualora arrivasse prima, cioè domani vince a Saragozza e l'Aftodor perde a Ganner con l'Apoel Gilboa, seconda in tutte le altre situazioni, cioè se l'Aftodor vince Reggio è seconda, se Reggio perde è seconda, ok? Ora, andare a guardare quello che sta succedendo negli altri gironi è oggettivamente quasi ancora impossibile sapere chi saranno le squadre avversarie di Reggio. Potrebbero capitarti i Backenbergs danesi, potrebbero capitarti Anversa, potrebbe capitarti il Bacheseir, potrebbe capitarti l'Apoel Olon, Eliat, scusate, l'Olon dove c'è Buscaglia, l'Eliat, potrebbe capitarti, insomma, veramente potrebbe capitarti una tedesca che sinceramente penso di aver sentito nominare quattro volte nella mia vita. In questo momento è oggettivamente impossibile fare calcoli perché per esempio c'è un girone dove nel girone B penso ci siano due squadre a 8 e due squadre a 7 ancora e domani si incrociano, quindi è veramente impossibile, però lo vedremo cosa sarà. Ricordatevi solo che la seconda fase inizia dall'8 dicembre, prima partita, 15 dicembre seconda partita, poi se ne riparla nell'anno nuovo perché c'è la pausa per Natale. Domani ore 20 diretta su Teletricolore, Casademont Saragozza contro Una Hotels per l'ultima partita che potrebbe regalare, come detto, ma serve un risultato favorevole anche da Israele, il primo posto alla Una Hotels che comunque è qualificata. Filippo, ultimi messaggi. Sì, c'è un messaggio di quelli che infuocano il pubblico, anche se poi non ci rimane molto tempo. Se la società dicesse a Kaia hai 150.000 euro di budget in più, detto che non sono pochissimi, a metà stagione 150.000 euro, Attilio dove interverrebbe? Un po' di mercato ci vuole sempre, non è che possiamo andare via. Bello però, bellissimo il messaggio. Bello, mi piace. Giro di tavolo. Lo dico io. Prende un 5. E panchina di UF ufficialmente, dici? O sposta di UF su 4? No. Visto che abbiamo deciso che fa quello che vuole Kai, Sì, bravo. Così le regole corde. Cioè, le regole... Secondo me sbaglia e prende un 5. Io ho detto che fa giusto o no. Io ho detto, secondo me è quello che farebbe. Secondo me si fa prolungare il contratto che è in scadenza. No, scherzo. No, probabilmente sì, andrebbe credo su un 5, e però non credo che sarebbe una di quelle cose che gli cambi la vita. Cioè lui, secondo me, ha questa squadra qua, non dico che lo disturberebbe un cambio. Però un'auto sportiva, forse. Non male, però secondo me non sarebbe una risorsa dal valore inestimabile, perché lui comunque ha battezzato questo tipo di squadra qua e cambiarla secondo me la farebbe veramente l'ultima. Poi l'abbiamo detto, se Thompson proprio non ingrana, forse magari interverrebbe lì. Così, se dobbiamo giocare come abbiamo fatto, sì, anch'io credo che andrebbe probabilmente su un 5. O 150 sarebbe il più pagato della 50... squadra. 50... Poi metà stagione. Quasi il più pagato della squadra. Rimettiamo in forma Shaq. Esatto, ce ne sono un paio che prendono uno quello e uno un po' di più, ma si allena. Io vado con un 4-5, tanto per non dire la stessa cosa. Un 4-5 magari perimetrale, ecco. Un 4 perimetrale che possa fare anche il 5. Cioè Hopkins. No, è un 4 per Baldi Rossi o Johnson. No, allora però ci voglio dire, già che siamo in difficoltà, ci dici tante cose, ecco. Cioè, non però, è che dici secondo me, lì. Cioè, parlando di mercato, se vogliamo parlare di mercato, io credo che
Cioè, quando tu cambi qualcosa, deve essere un momento, non così, vabbè, cambiamo tanto per cambiare, ma deve essere un momento in cui tu hai urgenza in un determinato ruolo o perché la stagione te lo impone di fare questo cambiamento. Questa urgenza ad oggi secondo me non c'è ancora e quindi secondo me è troppo presto a mio avviso non ci stanno neanche minimamente pensando. No, no, certo. Magari fra fosse fantabasca, quattro partite, no vabbè, ma a parte diciamo la cosa divertente di 150, però cioè magari fra quattro partite le perderemo tutte e quattro, lì noi per primi sentiremo una grande urgenza, ci sarà sicuramente anche il faro, perché se perdi quattro partite che saranno, come dice Checco, vuol dire che ne hai perse nove nelle ultime dieci, sarà anche un bel faro su uno o magari un paio di giocatori e allora lì sarà un pochino più facile anche rispondere alla domanda e anche sarà un pochino più facile cambiare. Vai. L'altro messaggio che insomma anche qua creerà un po' di dibattito, chi è il giocatore più sorprendente che ha sorpreso di più in questo inizio di campionato in NBA? Per me, dice questo nostro ascoltatore, Velička di Napoli. Altro giro di tavola. Altro giro di tavola. Io ce l'ho. Beh, io Lisevičius me lo aspettavo performante, forte, ma non così. Cioè, secondo me abbiamo veramente scoperto, insomma, comunque abbiamo portato a regge un giocatore di altissimo valore. Pietro? Sono d'accordo e ci metto anche il di Milano. Scusa, il playmaker Hall di Milano, che comunque ha fatto onestamente in un ruolo che non era stato preso per quello, ha obiettivamente anche in Europa impressionato. Filo? Io resto, è vero, Lisevičius non ci avevo pensato, resto su Flaccadori, perché secondo me stava su un campionato molto solido e per rimanere su Trento anche Caroline, perché mi fa impazzire come gioca, però siamo già su un, cioè, sorpresa no, Flaccadori stava su un campionato secondo me di alto profilo. Vai Carapi, per non dire Reynolds di Trento, che io adoro, sì, assolutamente mi fa impazzire come giocatore, però è già un giocatore che ha fatto delle NBA eccetera. Dico Riccardo Visconti, che secondo me sta giocando una stagione decisiva in un ruolo da protagonista e di responsabilità. Tanto può stare. Per dire, non me l'aspettavo così pronto già quest'anno, cioè già quest'anno, già tanti anni che lì, però quest'anno fa della roba seria, cioè un giocatore di rotazione vero. E anche Gaspardo su Brindisi, ovviamente in un contesto di giocatore diverso, sta facendo un bel campionato. Vabbè, allora se ne scegliamo due, dico anche Daum di Tortona, sì, non è proprio una sorpresa, però è un signor giocatore. Daum è un giocatore che secondo me lo vedremo in e restando su Tortona anche Makura, che noi avevamo visto, ha detto questo qui è uno scappato di casa, invece il giocatore è estremamente solido e non ci avrei scommesso un centesimo, l'abbiamo visto in amichevole, abbiamo detto questo è un giocatore terrificante, invece Daum secondo me il prossimo anno in Eurocup alta, la butto lì così, questa spacconata, mi piace davvero tantissimo il giocatore. Si chiedono come sta Valdirossi, tornando invece Valdirossi farà analisi in questi giorni, verifica, che non so se tu hai cose più fresche di stasera. Strautins analisi, Valdirossi credo farà degli esami a livello, insomma, credo che il problema sia al ginocchio, se non ho capito male, però mi sembra una cosa comunque abbastanza in linea con quelli che sono un po' i suoi acciacchi, probabilmente insomma dovrà gestirsi un attimo. Ecco, tornando alla domanda di prima, se magari Valdirossi non riuscisse a rientrare in tempi brevissimi, ecco, allora magari il budget per qualcun altro ci sarebbe forse. Però sono sempre che sono due italiani, il problema sia Strauss che Barbarossa. Chiaro che sì, dopo lì dovresti aprirti probabilmente al 6+6, quindi pagare la penale dei 40.000, ma nei quei 150 ne avanzerebbero comunque 110, quindi no, vabbè, comunque fantabasket. Speriamo veramente di riavere al più presto. Più gli ammanchi del 5+5 della premi italiani, tra l'altro. Esatto, c'è anche quello da considerare, giusto? Venezia ha rimontato, è andata sotto di 3, adesso è a meno 7, a 4 minuti dalla fine del derby italiano di Eurocup con la Virtus, 24 di Hervey per la Virtus, 23 di Michele Vitali, con è una grande prestazione anche a rimbalzo, 5 rimbalzi per il numero 31 della Reyer Venezia. Vi ricordo in chiusura
Domani sera, ore 20, diretta, Casa de Monsaragozza, un hotel Reggio Emilia, per l'ultima giornata di FIBA Europe Cup, e poi ore 18.30, domenica, un hotel Germania-Brescia per la nona giornata di campionato, una di quelle partite che abbiamo definito forse la seconda dell'anno da cerchiare, con il pennarello rosso. Grazie Filippo Bartoli. Grazie a voi, buona serata. Buon Natale, Filo, visto che non ci vedremo. Così vediamo finalmente questo trittico di quattro partite fondamentali che andranno come andranno. Ciao a tutti. Ciao Pietro, grazie. Ciao a tutti. Ciao Cacco, grazie. Ciao a tutti. Grazie anche a Mirko Zucchi in regia come sempre e a voi come sempre per averci seguito e scritto in tanti. Ci rivediamo domani sera, come detto, per la partita di Europe Cup e con Basket Time. Martedì prossimo con, speriamo finalmente, un ospite, visto che la Coppa va a riposo almeno per un paio di settimane. Grazie e buona serata.